Allora, qui abbiamo il professor Angelo Tartaglia che è dal Politecnico, è appunto venuto qua in piazza Pinerolo e ci spiega cosa è venuto a fare, diciamo. Beh, diciamo che oltre che al Politecnico io sono anche vice sindaco del comune di Cantalupa, quindi sono interno al Pinerolese. Un discorso specifico che abbiamo tentato, stiamo tentando di fare, mettere in piedi, è quello di dar vita a una comunità energetica del Pinerolese. È una comunità energetica, diciamo come esempio, è una specie di cooperativa in cui diversi soggetti, i comuni, ma anche privati o imprese, si mettono insieme per soddisfare i propri fabbisogni energetici. Non è quindi come idea niente di straordinario, e ci sono delle cooperative di consumo e questa lo è per l'energia. C'è però un piccolo particolare che non va trascurato, che la legge italiana non ci permette di farlo. Mentre è possibile farlo in Germania o in Danimarca o persino in Inghilterra, qui non è possibile farlo. Noi nella nostra zona abbiamo pannelli fotovoltaici, centrali, piccole centrali idroelettriche, qualche cosina biomasse, quindi l'idea è queste energie rinnovabili le usiamo sul posto e naturalmente scambieremo le eccedenze o quello che manca con la rete esterna. Invece la nostra legge consente al singolo di usare l'energia, se ho i pannelli sul mio tetto posso usare l'energia e quello che non ho usato lo scambio, ma non mi permette di mandare la mia energia ad un altro. Ah, oggi siamo in piazza perché chiudiamo 2 anni di lavoro molto intenso, molto interessante, un progetto europeo Comenius che ha coinvolto il liceo Porporato di Pinerolo e il liceo Roman Dambrun. I ragazzi hanno lavorato sui temi dello sviluppo sostenibile e oggi qua in piazza si presentano i risultati con i cartelloni, con le interviste che si fanno in giro. E poi abbiamo svolto un'attività carina, che il World Café si chiama, e dei tavoli di discussione in cui abbiamo messo i ragazzi insieme ai rappresentanti delle istituzioni, assessori comunali, professori del Politecnico, dirigenti di varie cose che hanno discusso insieme su questi temi. Qui hanno lavorato quasi 200 studenti del liceo, almeno 20 insegnanti, usando sia l'italiano sia il francese e coinvolgendo quasi 10 discipline su 2 indirizzi, l'indirizzo classico e l'indirizzo economico-sociale. E sicuramente per la scuola è stata una grande opportunità di crescere, ma anche di uscire sul territorio, di conoscere il territorio, di collaborare con delle associazioni che da sempre hanno una vocazione di partecipazione attiva e anche di avanzare delle proposte al territorio, alle istituzioni, alle imprese e agli enti con cui non sempre si riesce a dialogare. Quali proposte sono state fatte sul territorio, al territorio? Ma ad esempio una proposta è stata fatta rispetto alla mobilità sostenibile, perché i ragazzi hanno lavorato studiando quali sono le barriere architettoniche nel centro storico di Pinerolo, partendo da una situazione concreta di alcuni studenti che avevano dei problemi nello spostamento, nella mobilità all'interno dell'istituto e provando a sperimentare con loro quali fossero le difficoltà nello spostarsi all'interno della città. E quindi tutte queste proposte sono state presentate direttamente al sindaco, al vice sindaco e agli enti competenti con l'idea di ottenere delle risposte. Un piccolo risultato l'abbiamo raggiunto ed è stata la chiusura al traffico di via Brignone durante l'orario scolastico. Erano stati proposti altri progetti? Ma sicuramente diciamo questo, che il Comune ha aderito con entusiasmo a questo progetto transfrontaliero tra Pinerolo e Embrun. I temi dell'ambiente e della sostenibilità sui diversi versanti, mobilità, rifiuti, acqua, agricoltura, sono temi sempre più importanti e sono temi che devono essere al centro della discussione politica e della discussione amministrativa.
Noi alcune iniziative culturali le stiamo già portando avanti. Noi da almeno 4-5 anni abbiamo istituito un servizio di pedibus per dare la possibilità ai nostri ragazzi dell'elementare di andare a scuola a piedi. Abbiamo raggiunto dei livelli di differenziata importanti, però anche lì bisognerà studiare dei sistemi che ci permettono di aumentare questo livello di raccolta. Allora, per esempio, in alcune situazioni in città si sta ragionando, e qua ci sono delle resistenze non tanto dai cittadini ma soprattutto dall'azienda, da CEA che raccoglie i rifiuti, di un passaggio progressivo al porta a porta. Il centro storico, per esempio, è una zona di città dove dovremmo, credo, in tempi stretti sperimentare porta a porta.